durata illimitata per chi ha il Green Pass, per chi ha ricevuto la terza dose. È la principale novità delle misure adottate dal governo in questione e che verrà presa con ogni probabilità a breve, dopo la dovuta richiesta da parte delle regioni italiane. Dunque il decreto va a prevedere che a partire dal 1 di febbraio 2022, la durata di 6 mesi per il Super Green Pass, però ci sarebbe un problema, e cioè il fatto di quelle persone fragili, gli over 80, le persone insomma molto anziane che hanno ricevuto la terza dose già tra settembre e ottobre. Per tale motivo la nuova linea del governo è quella di non porre più limiti di durata del Green Pass di chi ha completato l'intero iter vaccinale. Se dovesse arrivare l'ok dell'EMA e dell'AIFA per la quarta dose, le cose potrebbero cambiare. Al momento però è uno scenario davvero molto molto remoto, azzardo a dire. Insomma, per farvela breve, la durata del Green Pass per chi ha ricevuto la terza dose sarebbe, ripeto, illimitata, una durata, ripeto, illimitata, quindi nel corso del tempo. Tempo determinato o no, dunque a tempo, chiamiamolo indeterminato. È una misura questa nuova, no? Volta anche a accelerare tutte le procedure più importanti che, attualmente parlando, sono poste in essere. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, una svolta importante anche forse per avere un po' più di libertà. Da narratore italiano è tutto, un saluto caro, al prossimo video.